Diciamo che gli autori mi chiamarono a Roma per preparare un cane che è la mia Lorraine, che ricordo che adesso è là in alto, e lei vinse la scommessa rubando le calze. E siccome oggi qui abbiamo una sua nipote, quindi la figlia di una sua figlia, abbiamo pensato di farvi vedere ancora quella performance rubando le calze. E quindi io ho bisogno di quattro bambini. Dove sono? Uno, due, tre, quattro. Questi quattro sono già quattro, a posto così. Giriamoci, facciamoci vedere dal pubblico. Hai capito? Tu come ti chiami? Come ti chiami? Bene, Andrea, mettiti qui. Hai capito? C'è la Daniela anche? No. Ne volevamo tre soli. E allora facciamo così. Vieni qui, tu come ti chiami? Cecilia, vieni qui da Luca. Intanto me li vesti. Cecilia, guarda qui. Tu non potrai fare questo gioco con le calze, però sei molto fortunata. Sai perché? Perché adesso vai in quel banchetto là e ti fai dare un cagnolino di pezza. E poi gli dici, non fatemelo pagare, perché me lo regala Luca. Ok, Cecilia? Mi dai un bacino piccolino? Va, va, va. Allora, vediamo questi tre piccoli e vediamo soprattutto questo cane che lo voglio guardare anch'io, è un po' per indotto una mia nipotina e quindi vediamola pure. Signori, sta per entrare la nostra Chloe. Eccola qui, un grande applauso a Chloe. Vediamo se ruba le calze, vediamo se come la nonna rubava le calze. I bambini lì stanno in piedi che insomma per dire, cioè che fa la Chloe? Guarda, per dare un bacino a casa tua. Ecco questa, rubiamo l'altra calza. Oh, molto bene, un'altra calza, ce n'è un'altra, la calza Chloe. Applauso alla nostra Chloe, alla Dele e a questi tre bimbi. Grazie, grazie. Abbiamo bisogno di volerci un po' bene. Anch'io voglio ballare con qualcuno. Te lo vuoi bene? Te lo vuoi bene? Te lo vuoi assolutamente no. Io vado con questa signora. C'è tuo figlio che sta piangendo, vedere la sua mamma che va con il suo istruttore, ci patisce lei, la mamma è un po' gelosa di questa cosa. Io sono contento che tu sei la mamma di Enrico, però potresti essere la mamma di tutti, quindi anche la mia. Allora, sono bellissimi, guardate che belli che sono i miei istruttori qua. Tutti molto bravi e molto belli, guardate un po', che meraviglia, con tutti i bambini, con la nonna, una nonna, la nonna di tutti, dobbiamo voler bene i bambini e le donne, no? Con Canto dice che c'è tanta gente che ha bisogno di essere difesa, eccole lì, bene, allora accomodiamoci, grazie mamma. Allora voglio presentarvi un po' i miei istruttori che sono qui, che sono bravi, i più bravi, sono belli, i più belli, sì, perché loro vengono un po' da tutte le province, Parma,
Ancona, Pesaro, Urbino, Roma, Lecco, Bergen, Varese, Como, Romagnola, Brescia, Siena, Milano, Carpi, Modena e Parma. Vi dico i loro nomi anche: Marni Agiman, la nostra signora Barbara Grossi, Franca Mugiano, Fabio Lanotte, Paolo Preti, Fabri Sara, la nostra Paola, la nostra Laura, il nostro, aiutatemi, non mi ricordo più i nomi, Sergio, Gisotta, la Laura e la nostra Giorgio, perché io sto già pensando a uno di questi istruttori che mi manca, che non c'è più, è andato là. Ciao, ciao Dario, sei sempre con noi! Bene, allora salutiamo anche Dario che ci guarda lassù, potete uscire perché adesso il momento è tecnico, estremamente tecnico. The show must go on.